Ringraziamento al Presidente Davide Desanio e ovviamente a tutta la Commissione, perché voi poi ci ospitate, avete la pazienza, conoscete i dossier, perché vedendo dalle domande li avete anche letti questi dossier, e noi ci affidiamo a voi, siamo qui per affidarci a voi. Ma, però mi metto anche nei vostri panni, dovete scegliere la capitale della cultura 2026 e la scelta non può prescindere dal fatto che questo paese deve fare bella figura. Io sono convinto che ci sono due categorie, senza nulla togliere ai dossier presentati che io non conosco, ma è inevitabile catalogare i dossier in due categorie. Chi tenta la candidatura e che magari cerca di mettere assieme un po' di fattori culturali per la candidatura, e chi il dossier ce l'ha naturalmente nel suo territorio. Si è capito dalle domande che avete fatto, dalle risposte che abbiamo cercato di dare, che noi comunque cerchiamo la capitale della cultura, nel senso che noi sappiamo che portiamo qui in dote una città di 86.000 abitanti che vive di turismo culturale e ci sentiamo la responsabilità di far fare bella figura al paese. O non è un caso, è anche introvabile una città di 86.000 abitanti che abbia 11 sedi museali, 10 biblioteche, 5 teatri. E poi vorrei ricordare una sessantina di grandi eventi, tra i quali 5 premi letterari. Allora, se dovessimo disegnare la città della cultura ideale, penseremmo a Treviso, non è un caso che sia definita la piccola Atene. Allora, per carità, la Commissione può anche investire, è vostra libertà, magari dare anche una nota di credito a qualche emergente, a qualcuno che vuole tentare questa avventura. Però non siamo in un momento storico, a mio avviso, nel quale possiamo permetterci di avere una candidatura che passa in sordina. Voi l'avete detto, 2026 Olimpiadi. Con le Olimpiadi ci vuole una candidatura solida come città della cultura, altrimenti le Olimpiadi divoreranno tutto. Lo potrei dire con una battuta, no? Quando ho pensato alle Olimpiadi, l'idea di Milano Cortina è mia, no? Di sdoppiare, ma avevo già pensato al fatto di metterci la città della cultura in mezzo, no? Da Milano a Cortina in mezzo c'era anche la città della cultura. Però al di là della battuta, credetemi, voi avete e avrete affidabilità sulla progettualità, certezza di quello che è il nostro cronoprogramma, il nostro piano di investimenti, certezza per il futuro, perché per noi non è un punto di arrivo la città della cultura. Vi chiediamo solo di valutarci fino in fondo. Il tema della sostenibilità, il tema dei giovani, no? Prima è stata fatta la domanda sui giovani, cioè questa è una comunità che ha sempre investito sui giovani, la regione c'è su questa partita. Poi l'accessibilità e la fruibilità di questa città, che lo è per i meno abili, ma lo è anche per la logistica. Voglio ricordare, perché non tutti lo sanno, questa città ha un aeroporto in città, è un aeroporto che fa quasi 6 milioni di transiti turistici, non è un aeroporto che si apre ore. Quindi abbiamo una stazione in città, ci si può muovere semplicemente a piedi, arrivando dall'aeroporto piuttosto che dalla stazione. Quindi penso che ci siano tutti i presupposti per ripartire, diciamo, dopo il Covid con una bella candidatura e soprattutto per far fare una bella figura al Paese. Io non aggiungo altro. Vi lascio con una citazione dell'imperatore Adriano. Io lo conosco a memoria, la memoria di Adriano. E direi che ci sta qui, no? Che Adriano dice a un certo punto Adriano lo dice la Yorkshire, perché Adriano sa neanche se sono state scritte queste lettere. E voi sapete che Adriano le scrive a 64 anni e scrive a Marco Aurelio che diventerà nuovo imperatore, e a Marco Aurelio ha 14 anni. E a un certo punto dice: guarda, il vero luogo natio è quel luogo dove l'uomo pone lo sguardo per la prima volta su se stesso. Treviso. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Io dico...